un autogiro di un pilota altoatesino che a un certo punto è caduto nelle vicinanze dell'area superficie. Non si sa null'altro. In fase di decollo o di atterraggio? No, dopo il decollo. Racconta gli attimi concitati vissuti nel pomeriggio Erika Kustacner, titolare con la compagna la campionessa Donatella Rizzi del club volo di Caposile Papere Vagabonde, molto noto tra gli appassionati. Tra loro l'altoatesino che si era alzato in volo con il suo autogiro da pochi minuti, come riporta anche il collega Nicola Marcato che si trova sul posto. L'aereo è partito da quell'avio superficie, ci troviamo a Caposile. Dopo pochi minuti il pilota ha sorvolato questa zona e ha effettuato dei voli concentrici. Poi qualcosa deve essere accaduto, forse un'anomalia al motore, ed è precipitato a pochi metri da qui, in quella zona. Il velivolo era praticamente nuovo, aveva appena 30 ore di volo. No, ho visto un fumo e basta. Fuoco. Lei stava lavorando qui sulle vigne? Sì, no, stavo qua dietro la casa, qui non pensavo niente, ho visto il fumo e basta. La dinamica del fatto è ancora in fase di ricostruzione, sono circa le 16.15 quando il mezzo precipita prendendo fuoco, ma è la caduta a essere letale per l'uomo. Sul posto l'elicottero del SUEM 118 di Treviso, pompieri e carabinieri di San Donà di Piave, i vigili del fuoco spengono l'incendio in pochi minuti, ma per la persona coinvolta non c'è stato niente da fare. Sotto shock i titolari, con loro si è messo in contatto anche il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna.